risposte. I 5 Stelle definiscono subito utile l'iniziativa Dem sui temi e sul confronto parlamentare. Il movimento punta ancora sulla politica dei due forni, ma resta l'ultimatum alla Lega. Virginia Lozito. Dei 5 Stelle i capigruppo Grillo e Toninelli mostrano subito di apprezzare la proposta di Martina, che definiscono un'iniziativa utile. Il Movimento 5 Stelle vuole un governo del cambiamento per dare quelle risposte che i cittadini aspettano ormai da 30 anni. È per questo che ci concentriamo sui temi e sui programmi. In questo senso l'iniziativa di Maurizio Martina è utile perché si inserisce all'interno dello studio che il nostro comitato scientifico sta facendo appunto sui programmi in visione del futuro contratto di governo. E mentre per il Movimento il forno del PD si riscalda, si raffredda quello della Lega dopo l'ultimatum lanciato da Di Maio a Salvini. L'out-out è sempre lo stesso, o noi o Berlusconi. Il leader 5 Stelle a pranzo a Roma incontra Davide Casaleggio a pochi passi da Montecitorio. All'uscita dribbla i giornalisti. Stasera sarà in Molise per la campagna elettorale, ma non ha intenzione di attendere le regionali per chiudere la partita sul governo. Su Facebook rilancia il post a difesa del programma 5 Stelle che, secondo un'inchiesta del Foglio, sarebbe stato modificato dopo le elezioni senza consultare la rete. Ad esempio, la discordanza tra l'interesse nazionale e le strategie della NATO sarebbe stata sostituita dall'esigenza di aprire un tavolo di confronto in seno all'alleanza. Toni più morbidi, insomma, come sull'euro e sull'Unione Europea, più in linea con la svolta governista del Movimento, che smentisce l'inchiesta. Ci sono state modifiche di forma, non di sostanza. I punti votati dai cittadini sono nel programma presentato in campagna elettorale.